Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Se verifichiamo ogni giorno la nostra fede nella comunità cristiana, il tempo che passa ci confermerà e potremo essere testimoni per tanta gente che oggi è smarrita. Lo ha detto ieri sera Don Julián Caron, guida spirituale di Comunione e Liberazione, concludendo il suo intervento nella chiesa cattedrale di San Cetteo in Pescara, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Per Don Caron il cristianesimo è trovare una presenza, quella di Cristo, che ci calamita e ci fa sentire pienamente noi stessi. Ascoltiamo cosa ci ha detto Don Caron sull'attualità politica. Don Caron, in questo momento così difficile per il nostro paese, quale può essere l'apporto del cristiano anche come messaggio di unità? Mi sembra che, come ho detto di recente in un articolo pubblicato sulla Repubblica, è scoprire il bene dell'altro, il bene che l'altro è, non soltanto vederlo come un ostacolo ma come una risorsa per risolvere insieme le sfide che abbiamo tutti davanti. Grazie. E andiamo avanti col giornale parlando di buona sanità. A 36 anni si è trovato con un rene gravemente danneggiato dopo complicanze per un intervento per calcolosi fatto in un'altra regione. Ma all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, grazie ad un'operazione di avanzata chirurgia laparoscopica, la prima del genere in Abruzzo, ha recuperato la piena funzionalità dell'organo. Protagonista di questo caso di sanità d'eccellenza abruzzese è un giovane romano. Allarme degli operatori turistici d'Abruzzo. Nell'ultimo anno, affermano Asso Turismo, Confesercenti Abruzzo, Federalberghi, Confcommercio Abruzzo e Federturismo Confindustria Abruzzo, il settore è stato messo a dura prova dall'IMU, che ha debuttato lo scorso anno insieme alla tassa di soggiorno e ora si aggiunge anche la TARES, cioè l'imposta nuova sui rifiuti, che secondo le prime stime comporterà un deciso aumento della tassazione di 30-40 centesimi al metro quadro. È cinese la nuova imprenditoria in Val Vibrata, sta mettendo sotto contratto operai italiani e starebbe sfruttando in nero non più soltanto i cinesi stessi ma anche albanesi e indiani. E quanto emerso dall'operazione Filo Orientale condotta in Val Vibrata in un mese e mezzo dagli ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro del Nucleo dei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, operazione che ha portato al sequestro di 22 laboratori tessili e di pelletteria per un valore complessivo di 8 milioni e mezzo di euro. E tocca anche l'Abruzzo, l'operazione Ghost Car della Polizia Stradale sul territorio nazionale contro il fenomeno dell'intestazione fittizia di 10.000 veicoli radiati dalla circolazione. Nella nostra regione sono state accertate 1.451 intestazioni fittizie con altrettante infrazioni contestate al codice della strada, per i quali è già stata avviata la procedura per la cancellazione dall'ufficio del pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. La giunta provinciale di Pescara ha deciso di ridurre i rimborsi benzina agli assessori e ai consiglieri. Da questo mese, per le spese di viaggio sostenute con le proprie auto, il criterio di calcolo non farà più riferimento alle tariffe dell'ACI. Il rimborso avverrà infatti nella misura di un quinto del costo medio del carburante per ogni chilometro percorso dai componenti dell'amministrazione provinciale di Pescara.
Sempre a Pescara è partito ieri, come preannunciato, il rilascio dei nuovi permessi per la sosta gratuita ed il transito nelle zone a traffico limitato della città, nelle isole pedonali di Pescara e nelle zone a disco orario sempre di Pescara. 150 i primi pass che sono stati rilasciati, 115 quelli già consegnati. L'ufficio relazioni con il pubblico del comune sarà aperto anche nei prossimi giorni, cioè dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. È scattata ieri intorno alle 10, dunque dopo l'orario clou di ingresso nelle scuole e di apertura di uffici e negozi, la chiusura al traffico di via Caravaggio nella zona nord di Pescara per consentire il rifacimento completo della rete delle acque bianche. Si tratta di un cantiere di forte impatto, assicura l'amministrazione, che dice che questo ha imposto deviazioni importanti sulla viabilità urbana di Pescara, permettendo il transito in sicurezza solo ai residenti della zona, che sino al prossimo 30 giugno, dunque per almeno 70 giorni, proseguiranno i lavori. Tre diffide e l'apertura di un contenzioso per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione che riguardano l'accordo di programma di via Misticoni, che a giorni però potrebbe conoscere un giro di vite. Lo scorso 16 aprile infatti è scaduto il termine per ultimare i lavori. Lo hanno detto a Pescara in consiglio comunale il consigliere del PDL Sospiri e l'assessore alla gestione del territorio Antonelli parlando delle opere da realizzare, tra cui il nuovo distretto sanitario Pescara Sud. E Don Gianni Sciorra, vicario della zona pastorale di Vasto, in un comunicato rende noto che domani, 23 aprile, presso il Teatro Rossetti a Vasto alle 19, l'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, sarà intervistato da Mauro Tedeschini, direttore del quotidiano Il Centro, sul tema Fede e Ragione. Seguirà un dibattito a partire dalle domande di alcuni giovani. Mentre si terrà il prossimo 30 aprile alle 18 presso la chiesa di Sant'Andrea in Pescara l'incontro di approfondimento biblico sul tema credere la Chiesa, credere ecclesialmente. E il prossimo venerdì 26 aprile alle 16.30 presso la sala conferenze del Museo Vittoria Colonna in piazza Primo Maggio a Pescara si terrà il convegno storico-culturale sul tema Il culto della Sacra Sindone, spiritualità e presenza templare in Abruzzo. Mentre il prossimo 30 aprile alle ore 21 presso la chiesa di San Giuseppe in Pescara si terrà la veglia di preghiera con e per i lavoratori, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Questo accadrà il 30 aprile alle 21 presso la chiesa di San Giuseppe, mentre l'incontro con la teologa Cettina Militello si terrà sempre il 30 aprile ma alle ore 18 e presso la chiesa di Sant'Andrea in Pescara sul tema credere la Chiesa, credere ecclesialmente. E infine ci sono altri due appuntamenti, uno è quello del prossimo 15 maggio al Teatro Massimo di Pescara con l'opera Questi fantasmi di Edoardo De Filippo, che sarà portata in scena dagli alunni dell'Istituto Domus Maria di Pescara e da alcuni detenuti attori e alcuni agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Chieti alle ore 20.30 del prossimo 15 maggio. L'altro è invece l'incontro sul tema Un Papa Gesuita, chi sono i gesuiti e che cosa fanno, che si terrà presso la parrocchia di Cristo Re in via del Santuario 160 a Pescara venerdì 3 maggio alle ore 21 e vedrà la partecipazione di padre Carlo Casalone, superiore dei Gesuiti d'Italia.
E con questo siamo al meteo, non senza aver fatto a nome di tutta la direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza in Blu gli auguri al Santo Padre per il suo onomastico in questa giornata odierna di San Giorgio. Meteo che ci dice che oggi su Pescara e provincia si prevedono nubi sparse con temperature da 12 a 18 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.